Salve a tutti, sono Dom di Video Game Spotter e oggi, per la felicità del Duke, mi cimenterò a Slender Sanatorium. Ehi, ciao a tutti, io sono Duke. Eccolo. Tanto per fare la felicità del Duke, non ho capito come si corre. Cazzo. Diciamo che... come si corre? Duke, mi dai una shift. Dita? Shift. Non corre? Non corre! Cammina soltanto. Ah, mi sa che è sanatorium, cammina soltanto. Mi sa che qualcuno verrà stuprato, verrà stuprato. Ok, allora, signori, questo è il ritorno su Video Game Spotter. Non potevamo tornare in modo migliore. Cioè, ho il volume delle cuffiette non al massimo, però, giusto? Non è giusto. Non è giusto nei miei confronti sacrificarmi in questo modo. No, poteva capitarti di peggio. Cioè, mi sono messo in trappola. Cioè, sono un deficiente? No. Perché? Cioè, ma questo... Vai, esci. Ah, ecco, sta accelerando. Ma tu, dove cazzo devo andare? Di là, di là, di là. Ma di là dove? Che tu, proprio. Su sto cazzo. Ecco. Il Duke, chiediamo al Duke se lo schermo lo vede abbastanza fluido. Aspetta. Dun dun. Dun dun. Lo schermo lo vedi fluido? E basta sì, con questa suspense. Lo vedo fluido. Come... lo vedo fluido e basta. Ecco. Dun dun. No, dun dun. No. Dun dun. Non puoi farmi, cioè, questa è proprio un'ingiuria, una scongiura contro di me. Non voglio guardarmi dietro, porca zozza. Ricorda, fra, dietro è sempre pericoloso. Oddio, c'è questo che c'ha la fama. Oh. Ma io non penso che sia un uomo, penso che sia una donna. non so. Me, guarda, io guarda a sto punto. Non me ne frega niente di collezionare le pagine qui su Slend. Io cerco soltanto di far finire al più presto sta benedetta partita. Dai, cerca ste pagine, dai. Ma cosa devo cercare? Oddio, mamma mia, porca miseria. Com'è che si raccolgono le pagine qua? Ah, sì, ho capito. Con il click. Ma va? Cos'è, una pagina e questa? Che lo chiedi a fare? È una pagina questa? No, le pagine sono illuminate. Grazie dell'illuminazione, Duke. Prego. Cioè, vi giuro che mi sto a cagar sotto nella maniera più incredibile. E non è ancora comparso lo Slender. Spero che non mi sono buttato la zappa sui piedi da solo. Ma questo ride. Cioè, non mi è d'aiuto. Non mi è d'aiuto. Lui basta che osserva sullo schermo. In quella porta mi sembra che ce ne sia una. Mi vuoi mettere in trappola anche tu? No. Ma io non ci entro neanche morto. Lo devi pigliare le pagine. Ah? Devi alle pagine. Oh, Pagamra style. Ecco Slendy. Oh, fanculo, chi è? No, è il leone. Vaffanculo. Bello piccolo leone. Ci sarà da divertirsi. Questo piccolo leone innocente non può far male a nessuno. Piccolo, e tre volte a me piccolo. Un piccolo leone innocente non può far male a nessuno. Sì, poi ti mangia e non fa male a nessuno. Ti piacerebbe, eh? No. Io sto girando come un coglione, cioè, sinceramente. Ho paura a girare. Ho paura, Duke. Dun dun. Jack. Dun dun. Jack. Dun dun. 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 Dun. Boom! Ecco Slendy! No, niente, Duke, sto sudando come un maiale, porca pupazza, in calore. Mamma mia, immagino l'odore. Puoi immaginare, fresco odore primaverile. Fra, siamo a novembre. Sì, ma io passo subito in primavera. Oddio. Ah, un giorno ti innamorerai. Ti sembra questo il momento di fare lo spiritoso? Sì. Ah,
Cos'è un pene enorme? No, un ficello? A Natale si può dare di più. Ma cosa le ragazze più? Qua... A Natale bisogna ragazze... a Natale si prende più infarti di tutti, A Natale si può dare di più, ragazze, se guardate questo video ricordate questa cosa. A Natale si può dare di più. E si può fare di più. Perdon. Sì, dategli un po' di altezza, un po' di altezza. Ma quale altezza? 1,82 m mi bastano e mi avanzano. Guarda, 1,90 m. Una macchinetta. Bubba. Sì, ma io sto girando 3 ore come un coglione. Se sinceramente non ho trovato nessuna pagina. Ma perché io te l'ho detto, va a vedere tu. No, ma non voglio, ho paura. Guarda, imita anche la mia voce, ci riesce discretamente, perfettamente. Ma io sono Duke, giustamente. Ecco. Dun 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 momenti di vera sostanza, dun 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 dun. Duke, dica! Vaffanculo! Eri sparito, non ti sentivo più. Ho detto, oddio, questo qua mi ha lasciato da solo. Lo farò volentieri. No, scherzo. Quello che ti piace. Devo girare. Un bel rubinetto. No, devo andare da qua. Qualcosa mi... qualcosa mi dice che devo andare da qua. La tua testa. Che non sei. E fa tutto parte del mio cervello, quindi comando certe azioni, ma certe azioni le comanda il cervello. Ok, mi sto rimbambendo totalmente. Sto continuando a sudare come un maiale, ma non avete l'idea. Oh, guarda, gelati gratis. Che cazzo è che metti i gelati? Vabbè. È per creare suspense, per creare l'atmosfera. Sì, ma poi così, buttati a random. Beh, certo. Dove devo andare? Destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra! No, cazzo. Tu mi stai facendo andare. Se non sei tu. Cioè, sono abbastanza... è un momento abbastanza imbarazzante. Cioè, non ho raccolto neanche una pagina. Cioè, figure di merda peggiore di queste non ce ne sono al mondo. Sì, invece. E quali sarebbero? Te lo dico dopo, te lo dico. Duke. Sai meglio di me. Duke, stammi vicino. Stammi vicino più che mai, Duke. Ecco, la prima pagina. Non so quanti chilometri di distanza siamo. Ho trovato la prima pagina. Cazzo. Ti piace la colonna, la colonna sonora? Dum 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 dum. Dio mio. No, Dio. Oddio, no. No. Per piacere, no. Slender! No, ti prego, no. Non rendere le cose più schifose e peggiori. Ora arriva Slendy. Non c'è Slendy. Lo beccherai e ti inculerà. Ma quale inculerà? Ma quale? Da te? Non vuoi fare questa festa? Però ti prego, non abbandonarmi. Non ti abbandono. Da quel piccolo schermo. Se no come faccio a farti spaventare? Beh, certo. Giustamente. Ora c'è lo Slender fuori questa porta, vedi? Sì, che cos'è? Peggio del Nemesis. Ora c'è il Nemesis. Oddio, Dio mio, c'ho il cuore. Me gusta! No, in questo momento non mi gusta un cazzo. A me sì. Giustamente a te.
sono attimi di tensione. Sono attimi di tensione. Attenzione. Oddio, oddio, cazzo. Che succede? Non lo so. Lo sai che non bisogna mai guardarsi dietro? Lo so, ogni tanto... Lo sai che... Ogni lo sai che è appena scomparso lo Slender? Lo so, però... Ogni tanto fa bene controllarsi le spalle... Ti prego, signore, fai finire... Entra in quella porta, in quella porta... Tu mi stai cercando di farmi acchiappare dallo Slender, vero? No, entra, ci sono le pagine! Eh sì, così mi acchiappa! Meglio, se chiedelo! Macchia... Oddio, il cesso, no. È fuori dubbio da sotto tutti i punti di vista che questo è un gabinetto, infatti. Certo, logico. Che ti ho detto io della pagina? Lo so, grazie. Prego. È fuori dubbio da sotto tutti i punti di vista. Adesso è la cosa incredibile. Cioè, io non sono un grande amante dei giochi horror, e più che sta godendo su sta cosa, perché cioè, dove devo andare adesso? Guidami almeno. Oddio! Ale? Ale? Frate, guidami. Ok, metti il volante. Non è il momento di essere ironici. Allora, vai avanti. Gira a sinistra. Qui? No, di là, dove secondo te? Di qua. Ecco, okay, ora... Vai diritto. Lo vedi il tipo che accende e spegne la sigaretta? Dov'è? Non lo so, non lo vedo neanche io. Che idiota! No. Quale tipo che accende e spegne la sigaretta? Quello che sta accendendo e spegnendo la sigaretta sono io in questo momento. Che mi viene un esaurimento nervoso. Allora, ti direi di andare avanti, però. Però? Quello è lo Slender. Ma no. Scusa, l'ho sentito. No, ma poi già faccio. Io non la faccio. Andazzame i seri. No, senti, non è colpa mia. No, l'urlo epico. Mi hai sentito anche tu il momento della suspense? Sì. Senti, la prossima partita la fai tu, costi quel che costi. 300 euro e 50. Porca miseria, porca miseria. Oddio, quanto è brutto. Brutto. Via. Che schifoso. Quanto di quanto è pure. Porca miseria, c'è bastardo. Porca miseria, c'è bastardo. Pure. È finito. Vedi com'è bello. Mamma mia. Basta. Ti sei pigliato paura? No! Vaffanculo! Metti Y!